Barilla, in occasione della stipula dei contratti con gli agricoltori, apre al pubblico lo stabilimento di Foggia, il secondo in Italia per capacità produttiva dopo quello della Casa Madre in provincia di Parma. Una giornata speciale a contatto con una delle realtà produttive più importanti del mondo. Nato nel 1975 con il nome di Pastifici Meridionali, nel 1983 viene acquistato da Barilla, che nell'arco degli anni diventa il fiore all'occhiello dell'imprenditoria di Capitanata. Luca Virginio, capo delle relazioni esterne. Lo stabilimento di Foggia è uno stabilimento storicamente fondamentale e strategico per il gruppo Barilla. Pensate che a livello mondiale è il secondo stabilimento per capacità produttiva e per volumi, solamente dopo quello del quartier generale di Parma. 223 dipendenti fissi più altri 100 dell'indotto. Nello stabilimento di Incoronata si producono 83 formati di pasta e 214 tipi di confezione. Vengono lavorati ben 300.000 tonnellate di grano duro e 228.000 di semola. La pasta prodotta per l'80% viene distribuita in Italia e le restanti 20% sul mercato mondiale, soprattutto in Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti d'America. La pasta che noi sviluppiamo qui all'interno dello stabilimento di Foggia serve in gran parte il territorio nazionale. Pensate che l'80% della pasta corta che mangiano gli italiani, Barilla, viene prodotto in questo stabilimento, quindi penso che sia un fattore sicuramente di orgoglio, ma c'è un buon 20% che sta crescendo di anno in anno, che viene destinato ai mercati esteri. Pensate che la pasta che viene prodotta qui a Foggia va addirittura in Australia, se non in Giappone, e l'ultima destinazione è stata proprio la Cina. Quindi penso che la pasta Barilla fatta nello stabilimento di Foggia prevalentemente con grano italiano, in particolare con grano della Puglia, sia una bandiera per il saper fare italiano e pugliese in particolare.